Buon pomeriggio. Direi che possiamo iniziare la nostra chiacchierata, la chiacchierata di oggi pomeriggio, e inizio facendovi una domanda provocatoria, diciamo così. Se voi doveste associare un animale al coronavirus, a quale animale pensereste in questo momento? Vediamo se c'è qualcuno veloce che risponde oppure la risposta ve la do io. Ok, allora ve la do io, vi suggerisco io la risposta. L'animale che io ho in mente, ma che penso che tutti quanti abbiano in mente in questo momento, è il pipistrello. E dei pipistrelli parleremo oggi. Non sono solo a parlarne, oggi ho con me un amico. Amico personale con cui ho studiato all'università e un amico del post con cui abbiamo avuto la fortuna di collaborare più volte. Esatto, la risposta giusta, comunque quella che ho evidenziato adesso, era proprio pipistrello, esattamente. Allora, vi presento Cristiano, eccolo qua, Cristiano Spilinga, un naturalista, quindi un collega, amico del post. Ciao Cristiano, benvenuto. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti. Buonasera. Ottimo. Grazie dell'invito. Insieme a te oggi parleremo di pipistrelli, però prima di iniziare volevo un attimo che ti presentassi e insomma, raccontassi un po' di te e di quello che fai. Sì, con piacere. Io appunto sono Cristiano Spilinga, sono un naturalista. Come ha detto Michele, abbiamo fatto l'università insieme a Perugia. Sono uno zoologo, mi occupo in particolare di pipistrelli, di anfibi e rettili, quindi di tutti gli animaletti un po' più ripugnanti per il più, diciamo così. Ormai sono 20 anni che svolgo la mia attività da libero professionista, sono un consulente in campo ambientale, nonostante abbia svolto un percorso di ricerca all'università che poi si è concluso con un dottorato di ricerca in biologia ed ecologia. Quindi diciamo che ormai da molti anni svolgo attività di consulenza nell'ambito del monitoraggio faunistico, della divulgazione, dell'educazione ambientale e spesso collaboriamo con piacere anche con il post. Allora, dicevamo che appunto il tema saranno i pipistrelli. In realtà questo argomento noi un aspetto, diciamo, della loro vita lo abbiamo affrontato anche al post nella mostra che in questo momento è ospitata all'interno dei suoi locali, anche se il post, come sappiamo tutti e ovviamente per la situazione che stiamo vivendo, è chiuso. Però posso farvi vedere virtualmente, diciamo, possiamo fare una piccola escursione all'interno del post per andare a vedere uno degli exhibit che sta in mostra, questa mostra che è dedicata alle strategie degli animali che vengono adottate per affrontare l'inverno. In questa mostra noi parliamo anche di quali sono, diciamo, quei super sensi che alcuni animali adottano per adattarsi all'ambiente in cui vivono. E per quanto riguarda i pipistrelli, uno di questi è il cosiddetto biosonar, che non è un'esclusiva dei pipistrelli, ovviamente, ma appartiene anche ad altri animali, e attraverso il quale loro riescono a riconoscere l'ambiente che li circonda. Sono animali notturni, quindi grazie agli ultrasuoni che emettono riescono a captare le onde riflesse e a riconoscere quindi ciò che gli sta intorno, compresi anche quelli che sono delle eventuali prede. Nell'immagine voi vedete bene quelle onde disegnate in blu sono le onde emesse dai pipistrelli, mentre quelle in rosso sono le onde riflesse. In questo caso il pipistrello si trova davanti a una preda, quindi grazie a questo biosonar riesce a riconoscerla. Così come possiamo vedere anche una prova pratica di un exhibit che noi abbiamo realizzato in cui uno può testare l'effetto del biosonar. Qui abbiamo la direttrice del post Andrea Bella, che ha indossato per noi la maschera e vedete quello che accade. Attenzione soprattutto all'audio. Ok, voi avete sentito un beep, quello non è altro
che un segnale prodotto da quella maschera che sta in basso a sinistra e che emette degli ultrasuoni. Gli ultrasuoni vengono emessi, rimbalzano sull'oggetto, tornano indietro e quando tornano nel sensore che è adatto a ricevere gli ultrasuoni di riflesso, viene emesso un suono. Il suono è più frequente in funzione della distanza che abbiamo dall'oggetto, un po' come avviene con i sensori del parcheggio delle auto, fondamentalmente, della retromarcia. Ok, veniamo a noi adesso, Cristiano, e voglio farti un paio di domande che ci aiutano a introdurre appunto l'argomento di cui parliamo. E la prima domanda che ti faccio è: chi sono i pipistrelli? Allora, chi sono i pipistrelli? Intanto parliamo al plurale appunto di pipistrelli perché vedremo dopo che in realtà i pipistrelli sono molti, sono diverse specie anche nella nostra regione, nella nostra nazione e rappresentano un importante componente della biodiversità. Ma partiamo da lontano. I pipistrelli sono animali molto antichi. Considerate che i pipistrelli più antichi, sono datati intorno ai 50 milioni di anni. Questo è un resto fossile, ovviamente non sono stati ritrovati molti fossili di pipistrelli perché il loro scheletro è estremamente sottile, il loro apparato scheletrico è molto fino e chiaramente si fossilizza con molta difficoltà. Questo è uno dei reperti che è stato ritrovato e già vedete in questa immagine un adattamento, l'adattamento, diciamo, principe di questo gruppo di mammiferi, perché intanto facciamo chiarezza subito sul fatto che parliamo di mammiferi e non di uccelli, chiaramente. Quindi mammiferi come noi, animali dotati di peli, le femmine dei pipistrelli come noi allattano i propri piccoli. L'adattamento principale ce l'ha in qualche modo accennato Michele, l'ecolocalizzazione, appunto il biosonar. Quando vi ha fatto ascoltare attraverso l'exhibit molto carino che hanno sviluppato al post il funzionamento del biosonar, proprio appunto ha posto l'attenzione sul fatto che nel momento in cui il pipistrello si avvicina a una preda o ad un ostacolo, in qualche modo gli impulsi di ecolocalizzazione si avvicinano nel tempo, diciamo così. È un po' come se il pipistrello mettesse a fuoco. Immaginatevi che il pipistrello utilizza una sorta di immagine sonora e nel momento in cui si avvicina ad una preda, un piccolo insetto o ad un ostacolo, in qualche modo per metterla a fuoco a livello audio, emette segnali a distanza ravvicinata. Ma dicevamo appunto che i pipistrelli sono molti, molti e molto diversi. In questa immagine è rappresentato un microchirottero che rappresenta, diciamo, il gruppo di pipistrelli a cui appartengono tutte le specie presenti in Italia. I microchirotteri sono essenzialmente specie che si nutrono quasi esclusivamente di insetti. Dico quasi esclusivamente perché in realtà abbiamo alcune specie anche qui in Italia che è stato osservato che possono nutrirsi anche di piccoli avannotti di pesci, quindi pesciolini appena nati, o addirittura di piccoli pulpi di passeriformi, quindi di piccoli uccelli al nido. In quest'altra immagine vediamo in realtà i megachirotteri, un altro gruppo di pipistrelli presenti nelle aree tropicali con abitudini completamente diverse. I nostri microchirotteri sono essenzialmente notturni. I megachirotteri, le volpi volanti, sono animali diurni che si nutrono quasi esclusivamente di frutti o di polline. Sono frugivori di nettare, di pollini e di frutti e per questo rappresentano un tassello chiave negli ecosistemi, ma di questo ne parleremo dopo. L'adattamento principale dei pipistrelli, oltre appunto all'ecolocalizzazione, è il volo, appunto. In questa immagine abbiamo rappresentato tre arti, un arto di un uomo, di un pipistrello al centro e di un uccello in basso. Vedete come nel corso dell'evoluzione la mano, letteralmente la mano del pipistrello, si sia in qualche modo adattata, allungando tutte le dita, le falangi di tutte le dita, ad eccezione del pollice che vedete in alto nell'immagine centrale, che è rimasto comunque piccolo. Tutte le dita che si sono allungate, ad eccezione del pollice, sono collegate tra loro da questa membrana che si chiama patagio, che consente a questi mammiferi di volare attivamente come gli uccelli. Considerate che, tanto per dirvi qualche numero, un pipistrello durante l'ibernazione, quindi durante l'inverno, quando non è attivo,
abbassa i suoi battiti cardiaci intorno ai 10-15 battiti al minuto contro gli 800 battiti che il pipistrello è costretto, diciamo, a mettere in gioco nel momento in cui è in attività di volo. Quindi un dispendio energetico enorme, quindi capite bene l'importanza del volo, dell'apparato muscolare e della caccia per i pipistrelli, che devono mantenere appunto una capacità di attivazione così importante, una richiesta di energia così estrema. In questa immagine è rappresentato un po' la biodiversità, la diversità dei mammiferi, e vedete appunto che la fetta della torta più grande, la parte azzurra, è rappresentata dai roditori. La fetta rossa sono i pipistrelli. I pipistrelli appunto sono differenziati dai roditori perché sono un ordine di mammiferi indipendente, quindi non sono topi, non appartengono al gruppo dei topi, dei ratti, delle arvicole, tanto per capirci, ma sono un ordine a parte. E vedete quanti sono. Considerate che solamente in Italia... Abbiamo un attimo perso Cristiano. Sei tornato? Sì, adesso sì. Sì. Vi dicevo, rappresentano una componente estremamente importante della biodiversità in termini numerici. Considerate che in Italia abbiamo appunto circa 35 specie, in Europa siamo sulle 50 e sull'intero pianeta oltre 1000, circa 1300 specie di pipistrelli, quindi un gruppo estremamente variegato. Prima di farti un'altra domanda, ricordo a chi ci sta seguendo che se vuole intervenire può tranquillamente commentare e poi noi cerchiamo di rispondere alle vostre curiosità, ovviamente. Qual è il legame che c'è tra i pipistrelli e il Covid-19? Perché sono così strettamente legati, o almeno quello che ci sentiamo dire, insomma. Allora, in quest'ultimo periodo purtroppo siamo tutti presi da questa situazione tragica che stiamo vivendo, e in qualche modo la figura dei pipistrelli è stata associata a questa situazione, a questa pandemia. Ci sono degli elementi di verità e altri sui quali è necessario fare una certa chiarezza. Allora, i pipistrelli ospitano all'interno del loro corpo varie specie di coronavirus, ma così come molte altre specie di mammiferi e altri uccelli. Diciamo che molti componenti della fauna selvatica ospitano al proprio interno il coronavirus. In realtà il ceppo di coronavirus che è stato in qualche modo isolato dai pipistrelli è diverso dal coronavirus che in questo momento ci sta creando seri problemi. Perché è diverso? Perché diciamo che il coronavirus avete tutti in qualche modo in testa, purtroppo, l'immagine che in questi giorni siamo costretti a vedere quotidianamente. La struttura di un virus, per semplificarla, diciamo, è costituita da una membrana proteica esterna al cui interno è contenuto il materiale genomico, che nel caso dei virus è l'RNA. All'esterno del virus ci sono delle strutture, immaginatevi un po' che funzionano come il meccanismo di una chiave e serratura. Sostanzialmente ogni chiave funziona per la sua rispettiva serratura. Il coronavirus che è stato isolato nei pipistrelli non ha la capacità di legarsi con la membrana cellulare delle cellule umane. Quindi è successo qualcosa nel corso degli ultimi mesi. Sostanzialmente cosa è successo? È successo che c'è stato un cosiddetto spillover, un salto di specie. Un salto di specie che però non è stato direttamente tra il pipistrello e l'uomo, appunto perché il coronavirus isolato all'interno dei pipistrelli ha una struttura che sarebbe impossibile che vada ad attaccare le cellule dell'uomo, proprio perché appunto non ha la chiave giusta. Ma il coronavirus del pipistrello ha subito delle mutazioni all'interno di un ospite intermedio. Che cos'è un ospite intermedio? L'ospite intermedio è spesso quell'animale che in qualche modo appunto funge da serbatoio intermedio, è quello che poi potenzialmente espone a rischio l'uomo.
Quindi diciamo, tanto per fare un po' di chiarezza da subito, i pipistrelli, così come molte altre specie di mammiferi uccelli, possono essere potenzialmente vettori di coronavirus, o meglio, al loro interno sono portatori di coronavirus, di vari tipi di coronavirus, perché non ci dimentichiamo che i coronavirus sono diversi. Però il coronavirus che è stato isolato nei pipistrelli non ha la capacità di legarsi alle cellule umane, proprio perché non ha la chiave giusta. La chiave giusta l'ha trovata all'interno di un ospite intermedio, appunto. Ok, chiaro, perfetto. Un'altra curiosità, abbiamo ormai tutti imparato a conoscere la città di Wuhan, diventata ormai famosissima, e soprattutto, Tristemente. esatto, e soprattutto è diventato famoso il suo mercato. Che cosa avviene in un mercato tipo quello di Wuhan? Allora, purtroppo appunto, il mercato di Wuhan nella regione dell'Hubei in Cina è balzato alle cronache perché verosimilmente è il luogo fisico da dove è partita questa epidemia che poi si è trasformata appunto in pandemia. Allora, facciamo anche un po' di chiarezza, cerchiamo nel poco tempo che abbiamo di dire tutte le cose più importanti. Allora, considerate che in una grotta distante circa 1.000 km dal mercato di Wuhan è stato isolato in alcuni pipistrelli un ceppo di coronavirus simile al coronavirus che attualmente ci sta creando problemi a noi uomini, ma non in grado di legarsi appunto alle cellule umane. Come possiamo pensare che un pipistrello, una colonia di pipistrelli, presente in una grotta a 1.000 km di distanza da un mercato all'interno di una metropoli cinese, possa in qualche modo entrare in contatto direttamente con un uomo? Com'è possibile? All'interno di un mercato come quello di Wuhan, purtroppo è possibile perché all'interno di questi mercati avrete visto le immagini in televisione, anche noi oggi vi faremo vedere un paio di immagini non particolarmente gradevoli, ma purtroppo questa è la realtà delle cose. In questi mercati orientali, ma anche in molti paesi africani, l'utilizzo di fauna selvatica cacciata illegalmente e macellata in condizioni igienico-sanitarie del tutto assenti, mescolata con carne di allevamento, animali vivi. Vedete in questa immagine abbiamo una gabbia con dei cani a fianco a carne già macellata, e dietro sullo sfondo sulla sinistra vedete un cane già, diciamo, pronto per essere macellato. Scusate la crudezza, però dobbiamo dire le cose come stanno. In questi mercati, purtroppo, avviene che cosa avviene? Un crogiuolo, diciamo, di disastro biologico, perché sostanzialmente i liquidi organici di animali diversi, appartenenti appunto a specie diverse di fauna selvatica provenienti da tutto il mondo, perché sia chiaro che nei mercati, soprattutto orientali, arriva fauna selvatica da tutto il mondo. Sapete bene quali sono le tradizioni cinesi legate appunto ai potenziali benefici di molte parti di animali selvatici. In questi mercati arriva di tutto. Arriva di tutto, viene macellato in condizioni inadeguate, viene illegalmente macellato, illegalmente importato, e spesso appunto i liquidi corporei di questi animali selvatici si vanno a mischiare con i liquidi corporei dei altri animali macellati domestici e dell'uomo stesso. Quindi questi mercati diventano veramente dei laboratori di microbiologia dove si creano dei danni estremi. E pensate che tutto è partito da una realtà come questa, molto verosimilmente. All'interno del mercato, vi svelo una curiosità, durante i primi sopralluoghi che sono stati effettuati dalle forze dell'ordine, in realtà non sono stati trovati pipistrelli. Considerate che però i controlli non sono stati effettuati subito e pare che il mercato sia stato adeguatamente ripulito e svuotato per i controlli. Però non c'è stata traccia di pipistrelli, pur essendo noto a tutti che comunque nella cultura orientale molte specie di pipistrelli vengono abitualmente consumate, cosa che sarebbe assolutamente da evitare per i rischi sanitari e i rischi ambientali connessi. Quindi diciamo in questi mercati si creano appunto queste
mescolante di liquidi organici che poi possono generare queste situazioni. A tal proposito, è emerso anche un altro attore in tutta questa vicenda, che è questo che vediamo qui in questa foto, cioè il pangolino. Quindi, qual è il suo ruolo? Cioè, come avviene il passaggio da pipistrello a pangolino e infine all'uomo? Allora, purtroppo anche il pangolino, varie specie di pangolini, perché ci sono più specie, sono animali asiatici e africani, vengono importati illegalmente, macellati illegalmente e consumati illegalmente. All'interno di un carico di pangolini che stava appunto per essere importato illegalmente in Cina, sono stati isolati vari coronavirus con un grado di somiglianza pari a oltre il 90% con il coronavirus presente attualmente all'interno della popolazione umana. Questi coronavirus hanno delle similitudini con i coronavirus dei pipistrelli di cui parlavamo prima, ma che non hanno quella famosa chiave per agganciarsi alle nostre cellule. Come possiamo pensare appunto che il trasferimento sia avvenuto da pipistrello a un pangolino in condizioni naturali? È del tutto impossibile. Questo trasferimento di virus, come vi dicevo prima, è avvenuto verosimilmente, molto verosimilmente, all'interno del mercato di Wuhan e probabilmente non solo all'interno di quel mercato. E il pangolino, in questa triste storia, se Michele mi manda avanti l'immagine successiva. Il pangolino in questa triste storia ha occupato il ruolo appunto di ospite intermedio. Di ospite intermedio, come spesso accade, come è stato anche per altre infezioni virali che abbiamo vissuto negli ultimi anni, tra cui la SARS, un altro virus appartenente al gruppo dei CovSARS, dove l'ospite intermedio in quel caso era lo zibetto. Sostanzialmente in questa storia, in questa triste storia, l'ospite intermedio è presumibilmente il pangolino, perché i liquidi corporei, appunto, di pipistrelli portatori di una forma virale Covid non compatibile con le nostre cellule hanno trovato spazio all'interno di varie altre specie selvatiche, tra cui il pangolino, e all'interno di questo ospite intermedio hanno subito quelle mutazioni e quegli adattamenti che poi hanno consentito a questo virus, attraverso il consumo umano di questi animali, perché tutto poi è partito da là, di collegarsi con la serratura giusta alle nostre cellule. Quindi sostanzialmente partiamo da un virus di fatto quasi del tutto innocuo per noi uomini, perché non in grado di legarsi, presente all'interno di un pipistrello. Questo virus accidentalmente, o meglio, maldestramente, a causa del nostro approccio che abbiamo con la fauna selvatica e l'ambiente, si è spostato dal pipistrello, del pipistrello al pangolino. All'interno del pangolino ha subito delle mutazioni tali per cui a quel punto è stato in grado di attaccare e legarsi alle nostre cellule. Questo è il ruolo dell'ospite intermedio, che in questo caso appunto è molto verosimilmente stato ricoperto dal pangolino. Al pangolino, appunto. Ok. Un'altra domanda che ti voglio fare. Sentiamo parlare di cambiamenti climatici, di riscaldamento globale, di deforestazione, di uso intensivo delle risorse e del suolo da parte dell'uomo. Queste cose, secondo te, hanno in qualche modo a che fare con quello che sta accadendo? Assolutamente sì, perché sono tutte concause. Di fatto, il nostro approccio con l'ambiente, con la nostra casa è del tutto errato, e questa emergenza sanitaria in qualche modo lo sta mettendo in luce, anche se molto probabilmente non adeguatamente. Perché chiaramente, ovviamente, in questo momento l'attenzione viene riposta sui danni sanitari e economici che questa emergenza sta scatenando.
Però dobbiamo ricordarci, quando sarà finita, speriamo tutti il prima possibile, qual è stata la causa per evitare che si creino. Perché purtroppo di coronavirus non ce n'è uno solo e queste situazioni si potrebbero ripresentare. In questa immagine sono rappresentati alcuni aspetti, diciamo, di maggiore criticità rispetto all'impatto che noi uomini abbiamo sul territorio e che in qualche modo va a innescare delle situazioni di criticità estrema come quella che stiamo vivendo. La deforestazione, l'alterazione degli habitat, la resistenza agli antibiotici, lo sfruttamento della fauna selvatica di cui abbiamo parlato prima, gli allevamenti intensivi, cioè tutto ciò che porta allo stremo il nostro rapporto con gli altri animali e con l'ambiente circostante, sta creando le condizioni, diciamo, la base per far sviluppare situazioni analoghe a quella che stiamo vivendo. Quindi è proprio il nostro approccio che deve totalmente cambiare, perché in queste situazioni, appunto nei mercati dove viene illegalmente macellata fauna, negli ambienti che vengono alterati, all'interno degli allevamenti estensivi, è proprio lì che si creano le condizioni ideali per far scattare queste situazioni di criticità. Ok, perfetto, chiarissimo. Ti volevo fare un'ultima domanda, ma che diciamo in relazione anche a quello che abbiamo visto all'inizio, quindi sulla ricchezza di biodiversità quando parliamo di pipistrelli. E quindi io ti volevo chiedere qual è il ruolo che i pipistrelli hanno, perché sono così importanti? Diciamo che abbiamo accennato all'inizio, abbiamo fatto un flash un po' sull'importanza numerica che riveste questo gruppo di mammiferi. Non abbiamo detto come si chiamano tecnicamente, chirotteri, appunto, chirotteri che significa mano alata. I pipistrelli sono molti, sono molte specie e svolgono molte funzioni all'interno degli ecosistemi. Ve ne dico due su tutte che in qualche modo abbiamo accennato. I microchirotteri, che appartengono appunto alla nostra fauna europea, italiana, svolgono un ruolo chiave all'interno degli ecosistemi, offrendoci un servizio ecosistemico impagabile. Considerate solo una cosa, vi do qualche numero. Una femmina di pipistrello, durante il periodo dell'allattamento, che può pesare intorno ai 10-15 grammi, diciamo così, durante una notte di caccia può aumentare il suo peso fino al 150%. Significa che un pipistrello che pesa 10 grammi durante la notte arriva a 25. Quei 25 grammi, quei 15 grammi in più, sono formati e contribuiscono a quei 25 grammi, a quei 15 grammi solamente insetti. Nella stragrande maggioranza dei casi, insetti fastidiosi, come ad esempio le zanzare, insetti dannosi all'agricoltura, insetti che creano problemi agli ecosistemi forestali. Quindi da qui il primo monito: i pipistrelli non sono pericolosi per l'uomo, ma anzi rivestono un ruolo chiave nel contenimento di questi insetti, i microchirotteri. Dall'altra parte del mondo, nei paesi tropicali, i megachirotteri, i cosiddetti volpi volanti, rivestono un ruolo altrettanto importante nell'impollinazione di numerose piante. Numerose piante che poi producono quella frutta tropicale che arriva sulle nostre tavole. Quindi i pipistrelli a vari livelli rivestono un ruolo chiave in tutti gli ecosistemi del pianeta, di fatto quasi in tutti gli ecosistemi del pianeta, sono tutelati dalla legge, è necessario tutelarli per mantenere un sano equilibrio degli ecosistemi. La convivenza con i pipistrelli è possibile, nel senso che nel momento in cui dovessimo trovarci all'interno della nostra abitazione accidentalmente un pipistrello, basta farlo uscire dalla finestra spengendo le luci e chiudendo una porta senza entrare nel panico, non succede assolutamente nulla. È possibile convivere anche con più pipistrelli se uno magari li ha nel sottotetto della propria abitazione, all'interno delle fessure sulle grondaie. Non c'è alcun problema di tipo sanitario legato a questa emergenza attuale, anzi, teniamoceli vicini perché in qualche modo appunto garantiscono la qualità di vita anche per noi. E vorrei chiudere con una parola: se anche di fronte a questa emergenza sanitaria estrema, questa pandemia che stiamo vivendo tutti
in maniera tragica. Non ci rendiamo conto degli errori che abbiamo fatto e che stiamo facendo, veramente sarà molto problematico. Perché questo, diciamo, è la cartina al tornasole di qual è il nostro approccio, diciamo, poco oculato nei confronti dell'ambiente. Diciamo che in qualche modo ci stiamo segando il ramo stesso sul quale noi, animali come tutti gli altri, siamo posati. Speriamo che questa emergenza ci aiuti a capire appunto l'importanza che hanno tutte le componenti degli ecosistemi. Considerate che in questa immagine, in questa ultima immagine che risale intorno credo al 1800, non so se si vede in basso al centro dell'immagine vicino a uno di quei pali c'è una persona in piedi. Considerate che questo era un cosiddetto municipio per i pipistrelli che era stato realizzato proprio per combattere la malaria. Anche in Italia, nell'Agropontino, venivano realizzate delle strutture dei cosiddetti pipistrellai, dei condomini per pipistrelli, dove venivano fatti in qualche modo sviluppare colonie che poi durante la notte svolgevano a costo zero, alterare con sostanze chimiche il nostro ambiente, un prezioso ruolo di contenimento degli insetti che in alcuni paesi o in alcuni periodi ha creato problemi sanitari molto molto seri. Quindi veramente spero vivamente che questa situazione di criticità in qualche modo poi ci possa portare a un nuovo rapporto con il nostro ambiente, che è casa nostra e casa di tutti gli altri animali con cui lo condividiamo. Perfetto, grazie mille. Raccolgo e faccio mio anche la tua ultima riflessione, che condivido appieno. Non so se ci sono domande da chi ci sta seguendo, noi siamo ben lieti di rispondervi, quindi aspettiamo magari se c'è qualcuno che ha qualche curiosità. Intanto se approfitto, Cristiano, per ringraziarti di essere stato ospite in questa nostra rubrica. Grazie a voi, ti ringrazio veramente, hai dimostrato ancora la tua bravura e la tua amicizia nei confronti del post, come sempre. E guarda, anche aggiungo, così lo puoi leggere anche tu, un commento in cui viene apprezzato insomma la nostra chiacchierata che abbiamo fatto insieme. E, bene, niente, allora siamo arrivati ai saluti. E, io e Cristiano vi salutiamo e vi vogliamo lasciare, chiudiamo la nostra diretta con un video e vi lasciamo poi ai prossimi appuntamenti che troverete su questo gruppo, sempre, sempre molto interessanti. Allora, grazie Cristiano ancora, un saluto. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. E questo è il video per voi.